l'ho fatta io. Buongiorno, ben ritrovati a Storie Italiane. Siamo in diretta con il grande campione Maurizio Stecca. Ciao Maurizio, buongiorno. Medaglia d'oro a Los Angeles nel 1984. Maurizio era ricoverato dallo scorso 12 dicembre, aveva contratto il virus mentre era in attesa della terza dose di vaccino. Maurizio, ti vediamo, ciao. Va bene. Dal letto di ospedale. Ciao. Allora, prima cosa, come stai? Allora, il brutto è passato e tutto il buio, quello lì, si è risolto. Piano piano adesso stiamo recuperando, perché è una prassi che poi piano piano va avanti. Una volta magari che si prende in tempo la situazione, vanno avanti con le loro procedure di protocollo, ecco. Allora, quando sei risultato positivo al virus, come te ne sei accorto? Stavi tanto male o all'inizio eri asintomatico? Come è andata? Raccontami un po', anche perché ti abbiamo letto su tutti i giornali, anche perché hai parlato dei Novax, nella terapia intensiva, cioè adesso mi racconti bene tutto, ma quando te ne sei accorto e come? Io me ne sono accorto, allora, avendo fatto anche i due vaccini, c'era un po' di sicurezza perché mi sentivo anche mentalmente protetto, no? Con due vaccini, protetto, poi dovevo fare anche il terzo e via. Però io non sono stato uno che sbagliava e andava fuori dalle righe. Sono sempre stato un corretto, tranquillo, recupero. Poi io, anche lavorando con la Federazione Pugilistica Italiana, ero sempre sotto controllo, avevo i miei controlli, tutto. Però questo qui, anche che avevo fatto i due vaccini, non mi permetteva di fare quello che volevo. Perché? Perché c'è sempre l'attenzione di essere quasi sempre in pericolo su un po' tutto, no? Anche su altre persone, su dove metti, dove vai, dove non vai, tante cose. Ho cominciato a sentire un po' di stanchezza. Un po' di stanchezza che non mi era mai successo, essendo stato anche sportivo, tutto, il corpo si conosce perfettamente bene, il tuo corpo, che hai lavorato una vita sul tuo corpo. E allora ho detto, ma magari è un inizio di influenza con un po' di mal di gola e altre cose. Ho provato a stare calmo con un po' di tachipirina e aspettare. Dopo mi è arrivata un po' la tosse, un po' di quella cattiva, ho detto magari ho preso un colpo d'aria, cioè sono tutte cose che ti vengono in mente e che non puoi pensare che sia quello, perché i sintomi anche del Covid non sono, penso, tutti uguali per tutti, anche gli esseri umani, ci sono anche altre situazioni, perché adesso poi ti dico il fatto che è successo. Che io poi sono arrivato alla fine, ho chiamato il mio medico di casa che mi ha risposto va bene dopo due giorni, e io sono stato costretto a chiamare l'ambulanza. Ho chiamato l'ambulanza subito, come sono entrato in ambulanza ho sentito il medico: maschera d'ossigeno e Covid, nome Covid. Poi sono svenuto, mi sono risvegliato dopo quattro giorni. Addirittura? Sì, mi sono risvegliato. Hai perso la coscienza per quattro giorni? Sì, per quattro giorni. Mi hanno tenuto nella rianimazione, cioè nel preintensivo, fermo immobile, come hanno visto i primi segni che loro sicuramente hanno capito, mi hanno svegliato. Allora, quello è stato il punto critico tra il trasporto del mio passaggio all'ospedale, che poi dopo lì mi hanno dovuto addormentare perché magari ho movimenti o altre cose o crisi che potevo prendere sicuramente danneggiavano la situazione polmonare, no? La respirazione. E dal di lì, come mi hanno visto che c'è stato questa luce di miglioramento, mi hanno stubato e mi hanno messo nel preintensivo. Prima
sintomi erano nella normalità, sì, diciamo, dopodiché invece sì, si sono aggravati di colpo, professoressa. Ha fatto due dosi e quindi i sintomi erano molto simili a un'influenza, un raffreddamento, eccetera. E quindi lui poi è un guerriero coraggioso, quindi ha immediatamente allertato, ha una voce bellissima, complimenti Maurizio, quando è andato in ambulanza si sono immediatamente accorti e per aiutare la respirazione e non peggiorare tutto questo ovviamente hanno dato un minimo di anestesia. Lui quindi è stato molto tranquillo, quando si è svegliato stava già molto meglio e quindi potevano continuare con una bravo Maurizio, allora, sei un esempio per adesso tutti. Adesso mi racconti bene anche come sta andando lì in quella terapia intensiva che tu hai visto, allora, in ospedale, fra l'altro sono stati tanto carini al tuo reparto. Molto. Maurizio molto. Aiutami che così ti vedo perché sennò vedo solo la sbarra del letto. Vai giù, bravissimo. Bravissimo, okay. C'è per Pregliasco, professor Pregliasco, è collegato, buongiorno professore. Buongiorno. Allora, ecco l'escalation dei sintomi, perché poi dopo per 4 giorni ha perso coscienza, ha sentito racconto, no, di sì, Maurizio? Sì, un racconto di una situazione ingravescente, perché sappiamo che la gran parte delle persone, in particolare chi è vaccinato, diciamo ha un'evoluzione benigna nell'arco di 3, 4, massimo 5 giorni. Purtroppo chi è un po' più sfortunato, come appunto il pugile, ha una risposta immunitaria e una tempesta citochinica, come chiamiamo, che poi lo porta a un coinvolgimento dei polmoni, a una difficoltà respiratoria e conseguentemente a tutte le possibili complicanze. So che Stecca ha un problema appunto di una comorbilità importante, che è stato un po' questo l'elemento che lo ha fatto, come dire, nonostante la vaccinazione, transitare in una fase non piacevole e giustamente, come anche la collega poco fa diceva, è stato necessario, diciamo, fare in modo che ci fosse la massima capacità respiratoria, perché mancava ossigeno, meglio, l'ossigeno arrivava, ma la difficoltà dell'infiammazione, la famosa polmonite interstiziale, è il cortocircuito che, se non trattato, e che ora sappiamo gestire sempre meglio e speriamo poi con i nuovi antivirali ancora meglio, per portare, come in questo caso, a una convalescenza che magari necessiterà un po' di tempi di riabilitazione, ma vedo che già direi è più che messo bene. Tra l'altro, quindi tu domani direi che è superato. Maurizio, tu domani devi essere spostato, domani mattina o è stamattina che ti spostano? Guarda che mi hanno già spostato ieri sera alle 8. Ah, ieri sera. Sai, e sono nel reparto infettivi, perché nella stessa mia condizione ho delle mie cose personali, no? Perché io ho un EPN, un'emoglobinuria parossistica notturna, che deriva tutta dal sangue e da una sindrome Bacchiari trombotica. Allora, io posso dire, dottore, che l'ho ascoltata ben volentieri e la ascolto quasi sempre, perché tanto sono sempre nei periodi a casa. Mi è voluto dire qualcosa questo secondo vaccino che mi ha protetto di quella cosa che mancava, che se non l'avessi fatto sicuramente sarei, per dire, e butto a dire, dall'altra parte. È abbastanza reale. Che cos'è? Qualcosa. Molto apprezzabile, Eleonora. Professore, adesso ti risponde. Antonella Piperno, avvocato Gattizzone, c'è Giovanni Terzi collegato. Buongiorno, ciao Giovanni, Barbara buongiorno. De Rossi. Oltre al fatto che lui si sia affidato alla scienza, alla medicina, fin dall'inizio, contrariamente ai Novax ricoverati con lui, è molto apprezzabile che lui, questo ex campione, anche se ancora nel letto d'ospedale, quindi debba ancora guarire completamente, abbia già contattato la federazione pugilistica per offrirsi ad andare a dare la sua testimonianza ai ragazzi che ancora non sono così convinti invece dell'importanza assoluta della scienza. È veramente un bel messaggio che fa da contraltare buono alla storia purtroppo negativa del campione di kickboxing belga, che invece era un Novax convinto, è uscito dall'ospedale, ha rifiutato le cure e purtroppo è morto. Quindi due storie di sport e di campioni ben diverse. Bravo e veramente i miei auguri. Dunque, allora la risposta che volevi dal professore, adesso il professore te la dà,
Poi parliamo di queste affermazioni che tu hai fatto dicendo c'erano 3-4 Novax che erano in terapia intensiva con me e occupavano il letto di ospedale. Questo tu hai detto, tu sai che ognuno di noi ha il diritto di essere curato e i medici hanno il dovere di curarti. Ecco, al di là, insomma, però adesso di questo parliamo un attimo perché chiaramente ognuno, per carità, ha le proprie opinioni, ma poi i medici l'opinione hanno non è scienza. Fatto un giuramento per cui l'opinione non è scienza. Vuole rispondere Pregliasco? Dice sì, se non avessi fatto quella seconda dose. Assolutamente, cioè la doppia dose dà una risposta immunitaria che non va oltre alla produzione degli anticorpi, ma anche da quello che noi chiamiamo un imprinting, una memoria ai linfociti, che sono quelli che danno, quella risposta più ampia e trasversale, che hanno impedito, l'eccessiva risposta e hanno modulato, pur con i guai che ha avuto, la possibilità di evitare gli effetti più pesanti e soprattutto, vista anche, come ha accennato, il rischio trombotico sulla base della patologia appunto che soffre, di avere quel cortocircuito più triste che porta purtroppo poi al decesso nei casi gravi. Quindi sicuramente anche per lui, seppur con minor risultato rispetto alla gran parte delle persone che si sono vaccinate, ha avuto senz'altro un vantaggio. È importante dirlo, l'80% dei ricoverati in terapia intensiva sono soggetti che non si sono vaccinati ed è questo l'elemento che anche Stecca rilanciava, cioè se fossimo in tutti vaccinati avremmo una situazione anche di zona bianca in Italia, perché davvero non avremmo quella situazione di impegno che comincia a impensierirci. È un dato importante questo, l'80% dei non vaccinati sono quelli che stanno, sono l'80% dei chi sta nello dei Novax, ma che stanno in terapia intensiva. Il problema è... Fermi là un attimo, tu hai dichiarato, hai fatto queste dichiarazioni, Maurizio, dicendo 4 Novax erano ricoverati con me, occupavano il letto di ospedale. Perché hai detto questa cosa? Allora, dico 4, in ogni settore che mi hanno spostato ce n'era uno, prima nella rianimazione, poi nell'intensivo e poi nella pneumologia. Nella pneumologia, perché non potevano tenere neanche tante persone, perché c'è un lavoro talmente grande che solo una testimonianza o solo chi ha preso e chi prende il virus può testimoniare, perché dal di fuori, e ve lo dico, dal di fuori non è semplice, dal di fuori vede l'ospedale, ma vede un reparto, ma quello che c'è dentro è impressionante il lavoro che hanno i gruppi degli infermieri, dei dottori, degli specialisti. Io fino ieri sera avevo sempre 7-8 infermieri ogni 20 minuti intorno al letto, eravamo in due nella stanza. Tu pensa a te in un reparto dove è pieno il lavoro, a me mi chiamano Maurizio, ma io non riconoscevo loro perché erano talmente coperti, chiusi, tutto, e tutto il giorno a quelle condizioni, a curarti, a coccolarti, a sapere le cose, a vedere di qua, ti curano tutto, ma ti curano anche quello che io ho detto, anche il Novax. Ma il Novax, che ce l'avevo di fronte, che l'avevano ricoverato durante alla notte, praticamente lui un giorno è stato così, alla notte ha avuto sicuramente delle crisi di tosse forte, il giorno dopo ha detto io voglio andarmi a vaccinare perché ho anche mia figlia di 15 anni, cioè è mia moglie, perché questo non si voleva, e l'hanno portato via piano piano e ha detto mi vaccinerò. Cioè, da Novax è diventato uno invece che ha capito l'importanza di vaccinarsi. Allora, una serie di domande. La prima, quando si presenta per legge, che cosa succede? Quando si presenta una persona che arriva in ospedale, sta male, non è convinta che il vaccino, che il Covid non esista e non si vuole far curare, per legge che cosa deve fare comunque un medico e come interagire nel momento in cui quel paziente non si vuole far curare?
Ma non si possono fare delle cure a delle persone che non vogliono essere curate, ma si assumono la responsabilità. Certo è che noi abbiamo... Firmano un foglio esattamente, di dimissioni. Sì. Certo. Noi abbiamo un servizio sanitario nazionale e universale che comunque deve dare un'assistenza sanitaria, delle cure mediche, quindi a tutte le persone che si presentano nel nostro pronto soccorso, anche se non sono italiani, per dire. Quindi chiunque, certo. Sì, chiunque acceda al pronto soccorso viene curato dal sistema sanitario nazionale, che è un sistema, con tutte, diciamo, le critiche che facciamo sempre, ma un sistema eccellente. Ci sono pochi paesi che hanno un sistema così accogliente come il nostro. Ora, quello che abbiamo sentito, diciamo, nella storia drammatica, ma di buon fine, ma soprattutto questa storia del Novax, non bisogna essere San Tommaso per capire l'importanza del vaccino. Ormai i dati sono chiarissimi su quanti effetti benefici abbiano questi vaccini, e tutti quanti, se tutti avessimo fatto il vaccino, oggi probabilmente la terza dose, anziché farla a 5 mesi, l'avremmo fatta a 8 mesi, a 9 mesi, a un anno. Quindi le scelte che ciascuno fa ricadono sugli altri. Questo Novax, appunto, diceva alla sua famiglia: perché mettere a repentaglio la vita degli altri, dei propri familiari, degli anziani, dei bambini? Quanti ragazzi e ragazze sono infettati in questo periodo perché magari i genitori non vogliono però ancora... Però io non ho capito una cosa, Maurizio, perché tu a un certo punto ai giornali hai detto occupavano il posto in ospedale, cioè eri polemico perché, quando dicevi questo. No, i problemi non ne ho con nessuno, perché poi la situazione, uno ragiona come deve ragionare, perché come diceva adesso che hanno parlato, l'assistenza sanitaria deve essere per tutti e curata per tutti. Però se uno ha delle sue idee, poi dopo di quello che succede o altre cose, intanto le cose lui le sa, perché tanto le sa queste cose. E allora perché lui ha cambiato idea? Ha cambiato idea perché ha preso paura, oppure perché durante la notte l'hanno soccorso 3 medici perché non riusciva a respirare? Allora, quanta gente c'è che cambia idea, Pregliasco? Poi volevo sentire Giovanni Terzi. Quanta gente c'è che cambia idea, che arriva, che sta malissimo, convinti, non vax, e poi quando vedono che si attaccano al respiratore, con una percentuale, in quell'80% di ricoveri no vax, che sono l'80% di tutti i ricoveri nazionali, da quello che lei mi sta dicendo, questi sono i dati della sanità nazionale. Ecco, su questo 80% quanti capiscono, comprendono e poi vanno a vaccinarsi? Più o meno lei sa fare delle stime? Statistica di stima, e anche nel colloquio con i colleghi intensivisti, il 90% capisce e come San Tommaso prende atto. Sono pochissimi i casi di rifiuto assoluto, sono proprio casi sulle dita di una mano, di chi non ha voluto farsi intubare per scelta e di chi aveva paura a farsi addormentare per il timore che in quel momento si facesse il vaccino, cosa che ovviamente non si fa durante... Ovvio, non si può fare. Ma no, perché chi ha contratto la malattia non può essere vaccinato, ma io mi soffermerei proprio su quel 10% che maltratta i medici, accusandoli di volerli vaccinare, di volerli curare. È un 10% aberrante. Che volevano strappargli la mascherina. I poveri medici, professoressa Malucelli. No, in armonia col professore volevo mandare un messaggio altrettanto positivo. La terza dose è essenziale. Allora, il professore ha già spiegato, il virus c'è, noi lo respiriamo attraverso il naso, eccetera, eccetera, ma ha detto una cosa molto importante: dal secondo vaccino in poi i linfociti creano questa barriera che contrastano il vaccino. Con la terza dose noi sappiamo che chiunque è stato contagiato è asintomatico, il più delle volte senza febbre, e dopo aver fatto la sua quarantena ritorna a vivere. Quindi per favore, Novax, fateci un regalo e vaccinatevi. Allora, vanno informate ancora e sempre di più, con delle campagne sicuramente particolari e mirate, le persone ancora indecise sul vaccino. Ma quello che sta raccontando Maurizio Stecca è molto molto importante. Giovanni Terzi, buongiorno.
Buongiorno, ciao Eleonora. Anche davanti chiaramente alle varianti, la Delta, ieri siamo stati con il Presidente della Regione Veneto, anche lì cioè, c'è ancora Delta e Omicron, cioè Omicron, è chiaro che insomma sia veramente fondamentale. Sentito quello che ha detto Maurizio, dice se non avessi fatto quella seconda dose con tutti i problemi Certo, ho, certo. Anche tu, no, Giovanni, questo lo sai bene, no? Avendo anche altro, no? Devo dire la verità che la mia premessa è che mi fido della scienza, e questa è una premessa fondamentale, perché proprio partendo dal mio caso, mia madre con la mia malattia in 3 anni è morta e io invece non morirò e andrò avanti per ben tanti anni dando fastidio a chi mi sta vicino. Quindi la scienza ha causato il fatto che sono nate nuove medicine che in qualche modo curano quello che non sono riusciti a curare mia madre, ma così come tantissime altre cose. Io stamattina, a parte che è commovente Maurizio Stecca, un grande campione, ed è bellissimo il messaggio che ha dato, io stamattina mi sono svegliato, ho fatto un tweet dove dicevo che basterebbe ragionare e far sì che ogni nostro comportamento non rechi danno al prossimo, per capire qual è la cosa giusta da fare. Cioè, la premessa di tutto questo è: ma io non vaccinandomi rischio di fare del male agli altri? Risposta: sì, e allora vaccinati, non rompere le scatole. Bravo. Io sono fortunato perché in qualche modo ho il sistema nazionale, sanitario nazionale, che mi sta aiutando e coprendo su tutto. Zero, e anche questo un plauso meraviglioso ai medici che mi stanno vicino, eccetera. Ho scoperto delle cose agghiaccianti. Quando sono stato in ospedale a fare i controlli, mi hanno addirittura detto che un Novax con 5 di emoglobina, io poi non capisco, il professor Pregliasco capirà meglio, con 5 di emoglobina ha rifiutato la trasfusione per paura di avere iniettato il sangue di uno che si è vaccinato. Allora, assurdo. Allora, di fronte a queste situazioni deve essere fatto un salto fideistico, cioè la scienza ci ha aiutato sempre a migliorare la nostra qualità della vita. In questo caso la scienza ci sta aiutando a difenderci da una malattia che è ancora sconosciuta. Esatto. Quindi senza pensare troppo si fa sta puntura e si sta zitti e si va avanti, così supereremo la malattia tutti insieme. Bravo. Scusa Giovanni, tu dovevi fare i controlli, ci eravamo lasciati con l'intervista, il primo giorno, lo ricordiamo al nostro pubblico, il primo giorno di Storie Italiane, la prima intervista è stata a Giovanni Terzi. Giovanni ha raccontato di avere una malattia autoimmune, probabilmente una malattia genetica, perché certo, era la stessa che aveva la tua mamma. Esatto, tu però te ne sei accorto ultimamente, negli ultimi 2 anni, un giorno andando in montagna hai sentito che non respiravi più bene e ti sei chiesto, Dio, che cosa succede? Poi andando a fare i controlli hai scoperto di avere questa malattia. Ora, sì, è chiaro che davanti a soggetti chiamati fragili, no, tu per la sanità sei un soggetto considerato fragile. Sì, ecco, è fondamentale il vaccino. Intanto come sono andati i controlli che tu hai fatto? Sono andati bene, nel senso che il professor Pregliasco, la mia è una malattia, si chiama dermatomiosite amiotopica, e sono andati bene nel senso che io non posso migliorare, perché ciò che è accaduto al 40% dei polmoni è irreversibile, no? Quindi riprendere la malattia diciamo che è abbastanza grave. Non è peggiorato un dato, che era un dato importante, ed è leggermente addirittura migliorato un altro dato di mezzo litro di polmoni in più, il che è molto positivo e probabilmente è quel peggioramento che io ho avuto da Covid, che in realtà può migliorarsi. Quindi, siccome il mio tema era preparati che a febbraio-marzo facciamo il trapianto di polmoni se peggiori, ecco, questo non avviene, rivado a giugno dell'anno prossimo. Però questo grazie a due cure, una cura monoclonale e una cura che è la ciclosporina, che non era stata applicata mai, oltre che al cortisone che prendo quotidianamente, che non erano mai state applicate su questa malattia. Mia madre non aveva le cure monoclonali e non si usava la ciclosporina quando c'era mia mamma malata per la malattia che io avevo. Quindi per questo dico, cerchiamo di avere fiducia nella scienza, più di quello che in questo ultimo secolo la scienza ha fatto per migliorarci la qualità della vita e allungarci la vita. Cosa deve fare per dimostrare
che magari non fa i miracoli, ma comunque cerca di migliorare anche in questo caso la nostra qualità della vita. Quindi io sono molto contento, ho fatto un Natale molto bello. Guardate, mi stai dando una bellissima notizia, Giovanni. Mi stai dando una bellissima notizia. Io ti dico la verità, ti avevo chiesto così a mezza bocca perché avevo anche un po', come dire, di timore a chiedertelo. E invece ti vedo che sei contento e io luminoso. Sono contenta. Giovanni è luminoso, contenta, complimenti. Contenta per te. Te, Leonora, se ci sono delle brutte notizie, ormai c'è un canale tale con te che te le dico subito, quindi preparati. Quando ci saranno, se ci saranno, penso di no. Per cui, no, e poi vi posso dire sia a te e anche a Maurizio, che è in diretta con noi, dal quel letto di ospedale, ecco, sono molto importanti le vostre testimonianze, sono molto importanti, credetemi. Perché grazie. Fanno riflettere, anche tu Maurizio, insomma, ecco, non hai passato giorni belli, per cui credo, no, professor Pregliasco, credo che sia giusto anche che chi attraversa determinate situazioni non debba vergognarsi a raccontare, non debba avere paura di essere offeso in continuazione su internet. Deve essere orgoglioso di raccontare. E devono essere orgogliosi di raccontare e di ringraziare tutti i medici, gli infermieri, tutti gli operatori che li stanno aiutando. Scienziati e gli scienziati. Grazie. È fondamentale perché sennò si dà troppo spazio a presunti effetti pesanti, negativi della vaccinazione e quindi non si rileva invece la vera problematica, appunto, che le persone hanno appena raccontato, e l'esigenza di un trattamento, del fatto di continuare ad andare avanti, di raccogliere dati, di avere conferme e appunto anche queste necessità magari di dosi di richiamo. Purtroppo la scienza va avanti per tentativi, con via via approssimazioni, ed è però, vediamo, una velocità notevole che si è potuta dimostrare sia sul versante di prevenzione ma anche sul versante terapeutico contro questa malattia, che è banale nella stragrande maggioranza dei casi, e quindi spesso le persone giocano a quella che può essere una specie di roulette russa, no? Perché l'infezione a volte qualcuno se l'è provocata, no? Anche in modo così, ha dei parti voluti, no? di contagio e di facilitazione, però è una roulette russa che può essere veramente rischiosa, perché grazie. Come la roulette russa del film Il Cacciatore, degli effetti negativi lo vediamo, li può dare, e li può COVID, dare in modo diverso, non ce lo dimentichiamo. Grazie. Allora, grazie professore. Maurizio, domani se ti va siamo in onda insieme, se puoi, chiaramente, perché mi interessa molto che tu continui a dare questa testimonianza, che sei veramente bravo, e grazie. Allora, gli altri ospiti rimangono, devo andare. Dimmi Maurizio, scusami. No, ho piacere che sì, il Covid ormai lo sanno, no? Ma è quello di far capire anche alla gente di quello che succede dentro, perché non lo sa, perché non può stare uno fuori dall'ospedale in un reparto e non vede niente, ma quello che c'è nell'interno che fa cambiare veramente totalmente l'idea di come vengono trattati i malati o quelli di Covid. Grazie Maurizio, tanto domani stiamo insieme. Scusatemi, devo aprire perché...